che oltre alla materia che tratta, quindi alla possibilità di muovere da quella che io chiamo dall'era dei rifiuti all'era delle risorse, perché noi dobbiamo fare i conti con questo salto di civiltà. Noi ci stiamo comportando ancora dal punto di vista dell'era dei rifiuti. Se queste due mani mischiano la frazione organica con il resto, ho rifiuti, ma se queste due mani tengono separata la frazione organica dal resto, io non ho rifiuti, ma ho preziose risorse che l'Europa mi chiede di estrarre dal cassonetto, perché nel cassonetto c'è una miniera urbana. Tirare via le risorse significa o mettere in discarica o bruciare negli inceneritori paccate di banconote da 500 euro. L'Europa non se lo può permettere perché è poverissima di materie prime. L'Italia, che è il secondo paese manifatturiero del continente, se vuol mantenere il proprio posto al sole, deve estrarre i materiali da quello che fino a ieri scioccamente chiamavamo i rifiuti.